Ciao a tutti ragazzi, oggi vediamo due esempi di ibridizzazione di tipo SP3 che sperimentalmente non danno i dati teorici che ci si attenderebbe. Queste due molecole sono l'acqua e l'ammoniaca. Abbiamo detto nella precedente lezione che il fenomeno della ibridizzazione non riguarda soltanto orbitali in cui troviamo un elettrone sbagliato, ma può avvenire un fenomeno di ibridizzazione anche in quegli orbitali che sono in cui troviamo un doppietto di elettroni. Questo doppietto ibridizzato viene chiamato lone pair e, anche se non partecipa attivamente alla formazione del legame, che cosa può generare? Può generare una serie di interazioni secondarie che vanno a modificare la geometria molecolare della molecola, quindi presa in considerazione. Detto questo, vediamo adesso di vedere cosa accade nella molecola di acqua. Abbiamo l'ossigeno che è l'atomo centrale a cui sono legati due atomi di idrogeno. Quindi se andiamo a fare sempre la nostra solita scala energetica, quindi l'ossigeno avrà 1s2, 2s2, quindi in questo caso lo disegniamo, e 2p4, in cui avremo due elettroni sbagliati, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi nell'orbitale p avremo un orbitale px, per esempio, è pz, py e pz, quindi avremo un orbitale completo e due orbitali in cui semi occupati da due elettroni. Ora, se noi non conoscessimo il fenomeno della ibridizzazione, andremo a scrivere in questo modo. Quindi leghiamo i due idrogeni e inseriamo le due coppie di elettroni del 2s e del px come orbitali puri, angolo di 90 gradi. Sperimentalmente invece si è visto che l'angolo tra i due idrogeni non è di 90 gradi, bensì di 104,5, e si è visto anche sperimentalmente che la molecola presenta e quindi ha generato quindi un fenomeno di ibridizzazione. Vediamo un attimino che cosa è accaduto. A differenza del carbonio, in cui noi avevamo visto la promozione di un elettrone sull'orbitale P, in questo caso andranno a ibridizzare sia gli orbitale S con il doppietto elettronico, sia l'orbitale PX che gli orbitali PY e PZ. Per cui la situazione è la seguente, quindi abbiamo sempre un fenomeno SP3 in cui troviamo quindi l'S ibridizzato, il P ibridizzato e il PY e il PZ ibridizzato. Per cui la molecola che ne deriverà sarà la seguente. Quindi vediamo questo disegno, i due orbitali, i due lone pair hanno ibridizzato SP3 e hanno ibridizzato anche gli altri orbitali semioccupati. Che cosa, perché non abbiamo un angolo di 109 gradi? Come dicevo prima, questi orbitali ibridizzati hanno un'elevata densità di carica elettrica e per cui, come abbiamo sempre detto, la molecola cerca di ottimizzare le divergenze. In questo caso i due orbitali si andranno a respingere e conseguentemente andranno a respingere anche gli orbitali PY e PZ ibridizzati, per cui l'angolo di 109 gradi che noi dovremmo attenderci non sarà più quello, quindi avremo avuto una sorta di restringimento degli angoli e conformazione di un angolo a 104,5 gradi. Quindi in questo caso potremmo scrivere, quindi i doppietti, i lone pair, quindi H con un angolo di 104,5. Quindi come vedete non è detto che
ibridizzino soltanto gli orbitali semi-occupati, ma anche possono ibridizzare degli orbitali occupati dal doppietto elettronico. La presenza di questi, diciamo, lone pair, di queste due ibridizzazioni, sono importanti in quanto conferiscono alla molecola dell'acqua una elevatissima polarità. Vediamo adesso che cosa accade con l'azoto, il discorso non cambia. L'azoto presenta, anche in questo caso, quindi 1S2, 2S2, quindi qui lo scriviamo l'orbitale e 2P3, con 3 elettroni spaiati, 1, 2 e 3. Anche in questo caso, se noi dovessimo andare a costruire la molecola, andremo a inserire tutti gli idrogeni a 90 gradi e l'orbitale 2s posto come notazione di Lewis. Bene, anche in questo caso si è visto che l'angolo non è di 90 ma di 107 gradi, come è possibile vedere in figura. Che cosa è accaduto? È accaduto un po' come è successo con l'acqua, e cioè abbiamo avuto un fenomeno di ibridizzazione sia dell'orbitale S2 e sia dell'orbitale in cui abbiamo gli elettroni P3, gli orbitale in cui abbiamo 3 elettroni nel 2P3, e quindi non abbiamo avuto nessuna promozione di elettroni, e come abbiamo visto per l'acqua possiamo immaginare quindi di scrivere in questo modo gli orbitali ibridizzati, e cioè 1, 2, 3, 4 e quindi anche qui SP3. In questo caso abbiamo una sola coppia solitaria. Chiaramente questa coppia solitaria rispetto alle due dell'acqua avrà un effetto di repulsione inferiore rispetto a quella dell'acqua, come abbiamo visto. Infatti il legame è di 107 gradi, quindi l'ammoniaca la possiamo rappresentare in questo modo, quindi con angoli di 107,3, e centralmente quindi questo orbitale ibridizzato SP3 con questo lone pair. A dimostrazione della bontà dei dati sperimentali, se noi andiamo a considerare lo ione ammonio, e cioè una molecola in cui il doppietto solitario ha condiviso un ione H+, attraverso un legame di coordinazione, adesso andiamo un attimino a fare, quindi N, quindi l'idrogeno. Bene, in questo caso lo ione ammonio conferma l'ibridizzazione di tipo SP3 con angoli di 109,5 gradi. Quindi in questo caso non abbiamo più il doppietto solitario, quindi non abbiamo più fenomeni di repulsione così evidenti quando il doppietto solitario non era legato, e abbiamo avuto quindi la formazione di angoli di 109 gradi, quindi una struttura tetraedrica. Ricordiamo che l'acqua presenta una struttura tetraedrica angolare, mentre l'ammoniaca una struttura piramidale a base triangolare. Bene, nella prossima lezione andremo a vedere l'ibridizzazione di tipo SP2SP e di tipo DSP. Ho voluto anticipare questa casistica perché a volte succede che l'ibridizzazione dell'acqua e dell'ammoniaca venga spiegata successivamente, e questo può dar luogo a confusione da parte dello studente. Quindi, ricapitolando, SP3 l'esempio del carbonio, SP3 l'esempio dell'acqua e dell'ammoniaca, però a differenza del carbonio i doppietti direzionati ibridizzati possono notevolmente influenzare la geometria della molecola. Spero che la lezione vi sia piaciuta, iscrivetevi al mio canale e schiacciate un like.